Ragazzi, siamo in una condizione veramente schifosa qua in Svezia. Come potete vedere, il disordine vige sovrano. Vige? Regna sovrano. Ah, rifacciamola. Il disordine regna sovrano. Vige. Vige. Adesso ci prepariamo e usciamo a fare un bel giretto, ragazzi, in questa Svezia. Che negli altri video vi ho fatto vedere che andavamo sempre al DOM ad allenarci in questo posto fighissimo. Ma volevamo variare un po' il video e quindi ho detto: vabbè, andiamo a farci un bel giro con le bici in street con la neve. Ma prima di tutto, ragazzi, ho bisogno di una mano. Simo, vieni qua a aiutarmi un attimo. Tienimi un attimo il manubrio in piedi. Ok, tienimi. Sei pronto? Ragazzi, siamo a Gävle e stiamo andando a fare un po' di street riding per scoprire un po' la città. Vai a sinistra. No! No, ho capito cosa vuoi fare. No, non hai capito cos'è. Non hai capito che cazzo è. È ghiaccio bagnato, è pazzesco, prova. No, ma Eddie, sei matto. Ma che cazzo fai, ma sei stronzo, no, non farlo. Che tiri una mina della madonna, Eddie. No, Eddie, non prendermelo. Eddie, no. Oh, che culata. Oh, ma comunque i svedesi non ridono mai, sono stronzi. Arrivo, Eddie. Cioè... No, io non ti tiro, sono già. Oh, non ho mai provato una cosa così scivolosa nella mia vita io. Ok, che ti scivola. Cosa? No, il Burrich nuovo. Bella, ma tanto è acqua. Sai com'è? Sai com'è? Adesso ho fatto soldi, sono diventato ricco. Porco cane, sono uno sceicco. Quanto costa sto Burrich? Giù di qua adesso. Drop. Porca troia. Fatti due penne, oh. E penne. Oh, il ghiaccio. Ma comunque, guarda che lui se le cerca, eh. Guardalo, cazzo, te le cerchi, eh. Vai sul bordo, ragazzi. Eccolo. Non hai capito. Diciamogli che vogliamo visitare una barca. Magari ci fanno salire su una. Qual è l'arca di Noè? Ma non c'è solo nessuno? Oh, senti che le luci sono accese dentro. Hello! Siamo lui, che situazione di merda. Sto iniziando a connettere che qui ci vedono spostato. Ma gli svedesi non sono spostati. Cioè, la situazione è abbastanza inquietante. Hello! Guarda che c'è una macchina. Ma va, guarda, se ne sta andando, grigio. È inquietante solo quella cazzo di stellina accesa sulla finestra, basta. Una alla volta, dai, una alla volta per iniziare. Hey, hello. Ok. Toto, non andare. Sono su. Non andare, Toto. Cioè, è una... Qualcuno che ha parlato. Via. We just wanted to see. No? The police come and you. Ok, we go. No boat to visit. No boat. Ok, thank you. Have a good day. Vabbè, niente, ragazzi. Noi volevamo salire a vedere cosa c'era dentro la barca di Noè. Io pensavo fosse la salvezza di oggi. Pensavo di tornare a casa con quella lì. Ah, è vero, minchia. Sono asciutte. Olla. Lo street master ci mostra come si fa a fare street. Oh.
a questa velocità. Bella madda, fai provare. Quelli si piegano quei cosi lì, o sono rigidi? Questi qua fagli una whippatina e toccarli. Chi lo fa più in alto? Let's go boy! Oh shit! Oh! Era altissimo Joe! Ah, no ma io sono amico dei piccioni! Guarda come siamo amici! Inseguitelo! Carina la Old Town! C'è il gatto! Ammazzalo! Ragazzi non si vedrà, ma adesso si è messo anche a nevicare, porca di quella puttana! La Svezia è bella, è bello star fuori, è meglio ripararsi dentro il dome. Ti prego Simone, col tuo pass, grazie! Ragazzi vi giuro che l'obiettivo per questo video era non filmare al dome, perché ho detto vabbè ho già filmato l'altra volta, ho fatto il video, questa volta facciamo qualcosa di diverso. Ma la Svezia ragazzi è proprio un paese ostile per l'inverno. Doveva nevicare, invece è iniziato a piovere. Ci ha fregato i piani, perché con la neve è umano, con la pioggia diventi uno schifo. E poi tra l'altro proprio Gavle abbiamo visto che praticamente non ha, non ha un Gavle di niente. Speravamo di trovare qualche gradino, qualche muretto. Oh ragazzi c'era veramente pochissimo. No c'erano, ma erano surgelati. Quindi siamo rifugiati nel nostro bellissimo dono ragazzi, per quello che veniamo qui alla fine, perché è l'unico posto per girare d'inverno, è perfetto, si sta al caldo, si gira in maniche corte e si progredisce. Why you acting different when the camera's on? Why you acting different like your paper long? 8 day wake up and I thank God. Bad decision got. Dovremmo ringraziare le gomme che hanno tenuto veramente un sacco, ma siccome non ci sponsorizzano più. Vediamo linettina, flip, bar spin. Dal piano al piano sotto e poi 100 bar sulla hip lap. Bene, la sfida è aperta. Ragazzi per me già fare questa linea qui è veramente tosta per me. Adesso torniamo al nostro livello. Prossima sfida facciamo 2.70 e opposite 2.70 su quella ipettina. Troppo facile l'oppo per lui. A tavola! Sei pronto? Esplodi! Dai, 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 che esplodi! Dai! Oh, ho tirato così tanto la leva del freno, no. Mi è arrivata qua, cazzo! No. A parte gli scherzi ragazzi, lo so che non siete abituati a prendere barrette proteiche o alimentazione specifica per lo sport, ma vi consiglio veramente di provare ad acquistare prodotti del genere proprio perché vi migliora un sacco la prestazione atletica quando fate sport, indipendentemente se siete atleti professionisti e avete l'obiettivo di spaccarne le gare oppure vi allenate semplicemente. Questi prodotti sono fatti apposta per gli sportivi, quindi perché non usarli? E oltre ad esplodere... Il codice? Parole. Per il 15% in più di sconto, oltre agli sconti già sul sito di Foodspring. Link in descrizione. Ragazzi, iniziamo la session di progressione tra foam e bag, ovviamente in maniera stronza subito, perché Ivo nel suo scorso video... Avevo fatto provare al nostro Maurello, local di Livigno, provare a risalire il roll-in partendo da qua. Olli nella rampa, pedali tutto, arrivi su in cima. In cima là, ragazzi. È incazzato nero. Dai Eddie! No! Nada! Nada! Miley! Ce l'ha fatta!
No, ti svelo una cosa. Svelo. In realtà vorrei fare 3 whip double bar. Però prima devo fare un 3 whip bar e poi vabbè, vedere. Lì. Tre whip bar è un trick che faccio da un secolo. Infatti Toto ha 128 trick. anni. 28 anni ha imparato 3 whip bar e poi da 100 anni tutti gli anni ha fatto solo 3 whip bar. Ok ragazzi, l'abbiamo andato. Se era un po' più largo credo che riuscivo ad andare via in qualche modo, però ho dovuto lanciarmi un po' via perché sennò morivo sul legno. Vi dico, non lo rifaccio perché ho perso troppe energie per provare questo tentativo. E quindi iscrivetevi. Ragazzi, mi sto sbattendo, cazzo. Filmare e fare questi trick è una sbatta della madonna. Ma per chi ha visto lo scorso video qua al Dom si chiederà: sì, ma Toto, ma Oppo 7 Cork Tac, e l'altra volta tutto il video era su Oppo 7 Cork Tac, che fine ha fatto? Ci ho lavorato anche in questi giorni, l'ho migliorato tanto perché l'ho anche già fatto sul bag, però non mi viene ancora benissimo, nel senso che ho preso 2-3 belle testate qua sul bag, uno l'ho chiuso, adesso ne farò un paio qui in foam per mostrarvi il progresso. Bello questo. Il problema, ragazzi, come vedete, che l'ho migliorato, ma cavolo, l'altro giorno mi veniva tutti i giri, oggi già un giro sì, due no, non è costante. Portarlo qui è sempre difficile, nel senso che c'è il giorno che magari mi vengono 3 di fila lì e quindi lo provo qui, c'è il giorno tipo oggi che invece me ne viene uno, 12 no, e quindi qua se lo provo è inutile, prendo solo delle grosse testate. Quindi sono contento perché almeno ho fatto un passettino avanti, però come vi ho detto i trick purtroppo non si possono comandare solo perché sto facendo il video, ci sono trick complessi che bisogna dargli tempo per assimilarli. Ora, per chiudere il video ragazzi, vi delizierò con un trick dal drop che non ho mai provato. E i trick dal drop, ragazzi, ti fanno cagare addosso perché è tutto in caduta. Io vi ricordo che la cosa che dovete apprezzare è che non tanti rider fanno vedere i trick a cui stanno lavorando per i contest. Emil. Proprio perché è come giocare a carte scoperte praticamente. Cioè, se uno degli altri rider che fa l'FMB guarda i miei video, ovviamente vede i trick che sto provando. Però sinceramente a me me ne batte le palle, anche perché da farli qua a farli in contest c'è comunque un po' di differenza. Ma obiettivo di adesso, ragazzi, è provare 3 whip dal drop. Un po' di cacchina c'è. Un'esplosione! Wow! Questa è quasi chiusa, eh! Sì! Questo era perfetto. Ragazzi, dalle sabbie mobili del Dom direi che possiamo dire che è veramente tutto. Volete vedere altri trick che ho fatto qua al Dom? Ricordatevi di seguirmi su Instagram, ragazzi, perché ci sono una marea di persone su YouTube che non mi seguono su Instagram. Mi raccomando, Instagram, e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Noi ragazzi continuiamo le nostre session qua al Dom, che abbiamo altri 4 giorni di riding. E? No, aspetta. No. E buona avventura. E mettete like. Dai, che esplode!